In seguito al pandemonio mondiale denominato Covid-19, i governi delle nazioni hanno escogitato vari sistemi di limitazione degli approcci sensoriali. In questo periodo, nel cinema e nel teatro, gli attori possono avere rapporti intimi solo con se stessi. Questo film è stato realizzato seguendo i dettami politici del pandemonio mondiale denominato Covid-19. Non è una questione di generazioni. La differenza principale sta nel fatto che per alcuni la virtualità è una parte della realtà che sta dentro delle macchinette. Per altri la virtualità è una cosa che sta dentro la nostra testa e lotta contro la realtà. Ho avuto anch'io 4 anni, come voi. Allora credevamo che i destini delle persone fossero in mano alle fate, agli gnomi, ai folletti, alle streghe. In fondo, l'unica differenza che c'è tra me e voi è che la crescita della vostra statura è un insieme di codici memorizzati in un file e salvati in un cloud, mentre la crescita della mia statura è una serie di tacche fatte con il coltello sullo stipite di una porta. Cosa fai? Mi controlli? In fondo, noi sospettavamo che quegli gnomi, quei folletti che si riunivano per decidere i destini delle persone, fossero irreali, inconsistenti, e lo erano. Ma oggi c'è come la sensazione che si siano materializzati e se ne stiano nascosti dentro i cloud e i metadati, dentro i protocolli e quella scia criptata ma percettibile che come una bava di lumaca ci accompagna in tutte le nostre attività. Ehi, siamo in televisione. La maggior parte di quelli che fanno il tifo per le teorie socialiste vedono in queste la realizzazione del proprio individualismo. Ci sono frotte di egoisti tra i collettivisti. I comunisti dell'Ottocento trattavano male le donne. Destra e sinistra sono solo l'outfit di un gregge in cerca di un padre. Non c'è la parola, non mi pare, per quello che mi piacerebbe fosse l'uomo del futuro. Uno che ha rispetto per gli altri perché ha cura per se stesso. Non mi piace l'espressione dovuto rispetto. Le cose dovute non nascono dal presente, non sono un vero moto dell'anima. Ti rispetto perché appartieni a una categoria rispettabile. Dopo non importa se come individuo sei una merda. Ti rispetto perché sei una donna, perché sei un vecchio, perché sei un giudice. Questo è il contrario del rispetto. Sì, perché rispetto è proprio l'azione del guardare indietro. Che vuol dire che se io conduco una massa di persone devo guardarla, averla presente, ma significa anche guardare al passato. Ho rispetto per te perché la tua storia mi spinge a rispettarti. Poi ognuno la vede come vuole, ma se io ho cura per me stesso, cura, non adorazione, non esaltazione di me stesso. L'autostima è una puttanata, perché se io sono costretto ad esaltare me stesso in continuazione vuol dire che non ho grande stima di me. Cura. La cura è una delle forme dell'amore. Proprio perché ho cura per me stesso, io non posso non rispettare gli altri. Bene, bene. Ringraziamo Franco, disoccupato, e Giuseppe, cassintegrato, per questo bellissimo dibattito su collettivismo e individualismo nel terzo millennio. Vi ricordiamo che la nostra televisione rifiuta la pubblicità e sopravvive grazie alle vostre offerte, quindi domani chiude. Adesso vi facciamo ascoltare una bellissima canzone dei Cugini di Balasso intitolata I fiumi portano la merda al mare. Grazie, è tanto tempo che lo cercavo. Siedi, grazie pure. E cosa mi proponi dalla cassettiera? Questo è arrivato da poco. Velvet Influencer, gusto vivace, effetto breve ma scoppiettante. Oppure c'è Soffio Socialdemocratico, freddo e solido, gusto quadrato,
e affidabile. Quella dell'ultima volta non ce l'hai? Oh, certo, quella non manca mai, aspettando il diluvio, ansiogeno prima, rassicurante poi. È tanto che non ci vediamo. Saranno 200 o 300 anni o giù di lì? Giù di lì. Ho già predisposto la scacchiera, ci siamo, eh? Giocare a Mario è il nostro passatempo preferito. Ascolta, ma perché parliamo come se avessimo la laringite? E perché siamo personaggi misteriosi. Sì, ma non capisco perché un personaggio misterioso debba sempre avere un qualche problema con la trachea. Ah, voglio farti assaggiare un maraschino che ho fatto 50 anni fa. Novello proprio. Allora, cominciamo. Attacco o difesa? Attacco! Allora, il signore del regno lo muovo io e ci metto anche il consigliere e la spia. Io giocherò con lo sconosciuto, il servo infedele e la guardia. Pronti? Lancia gli ossi. Gli ossi mi suggeriscono un movimento defilato dello sconosciuto. Allora, io penso che attenderò la tua prima mossa vera. Adesso è il momento di affrontare il tuo signore del regno. Con lo sconosciuto. Farò di meglio. Metterò in gioco il servo infedele. Signor Moloch? Sì, Jeanette? C'è qua il signor Pautasso che vuole parlare con lei. Ma io non voglio parlare con lui. Guardi che sta sentendo e insiste. Io mi sto preoccupando per la mia incolumità fisica. Vabbè, fallo entrare, ma digli di cavarsi le scarpe. È scientificamente provato. Se ti cavi le scarpe, perdi aggressività. Buongiorno, diciamo così. Buongiorno, Pautasso. La vedo alterato. Ma ho una mica una bella cera? Come si sente? Scalzo! Ma com'è possibile? Jeanette? Sì? Perché non ha l'infradito il signor Pautasso? No, e c'era la sua misura. Pautasso, ma che piedi grandi che ha! Sono le ciabatte che sono piccole! Prendo nota per il settore ricerca e innovazione. Bando alle cazzate, veniamo al sodo! Noi operai da 2 mesi stiamo percependo l'80% dello stipendio! Lo so, ma io sto percependo il 40% degli introiti, ho 200.000 infradito in vendute in magazzino e nessuna della sua misura, a quanto vedo. Senta, io ho una figlia di 5 anni, quando a settembre mi chiederà lo zainetto per la scuola, cosa le dico? Non saprei. Che il mondo è crudele? C'è, comodo fare ironia sui figli degli altri. E su chi si può fare ironia se non sugli altri? L'autoironia non esiste. L'ironia su se stessi è commiserazione. Comunque, aspetti un po'. Jeanette? Dimmi, amore. Jeanette, le ricordo che siamo all'interfono. Mi dica, signor Moloch. Produciamo zainetti noi? Zainetti? No. Noi produciamo zaini d'assalto per l'esercito. Un bello zaino tipo militare può andar bene. Guardi che uno zaino militare è alto come mia figlia. Comunque era per fare un esempio. La situazione è intollerabile. Senta, Pautasso, la paga è concordata coi sindacati? Avete firmato l'accordo? D'altronde l'ha visto anche lei. L'asta per le mascherine è andata male. Sì, facile per lei parlare. Ha una bella macchina alla casa al mare. Pautasso, se lei potesse permettersi una casa al mare, come potrei obbligarla a lavorare per me a 1.400 euro al mese? 1.120! Vabbè, quello che è. Stamattina il mio broker mi diceva... Se ci pensi, una volta una coppia d'operai poteva permettersi di affittare una casa al mare 2 mesi, 3 mesi, nei posti meno cari anche tutta l'estate, ci metteva i genitori, ci portava i figli, invitava gli amici... Adesso gli appartamenti al mare si affittano a settimane, a weekend, hanno il condizionatore, ma in 4 ci si sta stretti. Ma quindi, Charlie, mi stai dicendo che gli operai adesso guadagnano di meno? Ma in proporzione guadagnano molto di più. Ma un contratto telefonico, una PlayStation, un par di scarpe firmate, monopattino elettrico, una scatola di scacchi, maiale, si mangiano metà dello stipendio? Obbligo di consumazione per poter lavorare. Ugo, mi fai un Ugo? E le spese non sono solo i figli.
L'operaio, l'impiegato, il dipendente ha un tenore di vita più alto, le generazioni nostre non sapevano neanche cos'era un aperitivo. Lo spritz costava 50 lire, 2000 volte meno uno stipendio medio. Se oggi un operaio prendesse 2000 volte il costo di uno spritz, prenderebbe 6000 euro al mese. Una volta non c'erano i parcheggi a pagamento, le famiglie avevano un solo contratto telefonico, non esistevano i condizionatori e c'era meno differenza fra le classi. Un manager prendeva 5-6 volte la paga di un operaio, oggi un manager prende 20, 50, 70 volte la paga di un operaio. E perché non dimezzate le paghe dei manager? La società ha preso questa direzione, non è una cosa che ho inventato io. I manager sono di un altro livello perché loro lavorano con la testa. E così funzionano le cose. Più usi le mani, meno guadagni. Tranne qualche lavoro assai specialistico. Ma non dimentichiamo che più un lavoro è specialistico e più bisogna usare la testa. Hanno fatto un'indagine di mercato e hanno scoperto che il piede umano si sta rimpicciolendo. E così abbiamo cominciato a produrre infradito dal 40 in giù. Beh, poi hanno capito che se commissioni un'indagine di mercato in Cina... Lì hanno i piedi piccoli. Il risultato è che ho 200.000 pezzi invenduti. Ma questo risultato l'abbiamo ottenuto grazie alla loro testa, non alle sue mani. Sì, tutto bene, tutto perfetto, ma ci ricordi che io conosco la storia dei cronometri e potrebbe venirmi voglia di raccontarlo a qualcuno! Dio latte! Avete visto tutti, È stato un gesto automatico? Fa una cosa che ho sempre detestato, che a un certo punto nei film uno tira fuori la pistola e spara. Così, senza motivo. Signor Moloch, tutto bene? Tutto bene, Jeanette. Ho sentito un rumore, tipo come uno sparo col silenziatore. No, Jeanette, il signor Pautasso è dovuto uscire. Da dove è uscito? Dalla finestra, aveva fretta. Quando ti struggi tra il fare qualcosa che ti suona pericoloso e non farlo, finisci per restare lì e non fare nemmeno tutte quelle cose piacevoli che non sono pericolose. Devo difendere il mio signore del regno. Io metto in gioco il consigliere. Vediamo cosa ne esce. Getta gli ossi. Signor Moloch? C'è il suo consulente finanziario. Ah sì, grazie Jeanette, fallo entrare. Ah, digli di togliersi le scarpe. Non ha le scarpe. Ah già, è vero. Oh Guidetti, come va? Vedo il nero lago disseccarsi tra le foglie dell'autunno, Dio caro. Non ho capito una mazza, ma se permetti mi gratto i coglioni preventivamente. Accomodati Guidetti, dai che facciamo spazio. Allora, cosa mi racconti di questi bond cileni? Stai speculando con troppa imprudenza, Dio latte. Ma perché sono oltre gli schemi? Sono fuori di 6 milioni, ho bisogno di un rischio. D'altronde, se volevo il solito tran tran, aprivo un negozio della TIM. Eppure gli ossi dicono buoni del tesoro italiani. Dicono raduna le forze. Non osare, Dio latte. Lunedì mi pignorano anche i tatuaggi. Se non oso adesso, quando oso? Consulterò gli ossi una seconda volta, ma non altre volte. Mescola però, mescola bene sti ossi. Gli ossi dicono pesca una probabilità. Dove? Ecco qua. Cos'è? Contributo all'1% per imprenditori in momentaneo momento di difficoltà. Un finanziamento. Tutta sta roba per fare i debiti con le banche. Gli ossi dicono, vai dall'uomo dei cronometri, fatti dare una garanzia, Dio caro. Quella gente non dà garanzie. Se c'è da accoppare qualcuno ti fanno un favore volentieri, ma se no... Eravamo forse solo nel 56, un bambino... Ale, è andato con la testa un'altra volta. Troppi acidi, cazzo. Jeanette. Bene, Dio. Sì, signor Moloch. È andato via di testa un'altra volta. Ok, chiamo il dottore. Sì, tranquillo. Andrà tutto bene, solo nel 56, andrà tutto bene. Tra me le mie parole. Come ci convinciamo delle cose? Siamo programmati a farlo, siamo programmati a non dubitare di tutto, ma ad avere certezza di qualcosa. Ho fatto un sogno che potrei chiamare il sogno di Zaia.
Ciao, perché siamo qua? Teo, sai perché? Dovevamo aspettare io. E se nel frattempo se impiccassimo? A Sari ha un'idea. Getta una corda. E questi? Che frutti sei? I che c'era anche prima? Come si chiamali? Zaia. E ti come effetto a saperlo? Che sei etichetta? Buon sto Zaia. Fammi assaggiare anche a me. Buono! Non sa da niente. Consolatorio. Buon ciò. Ghetto, mai letto la Bibbia? Aia, porca vacassa, lurida, infame, vigliaca, maledetta, porca della bestia, schifosa cancara! Ah, sarà questa la Bibbia? Ah, mi sa intrigato col piento un trappolon da orsi, porca vacca! Ustinata! Aspetta che te dago una mano! Ah, aia! Porca vacassa, lurida, infame, vigliaca, maledetta, porca della bestia, troia, schifosa! Cosa sei? Anche amico trovò un trappolon, non posso più aiutarti! Aia, chiamiamo aiuto! 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 Nessuno ne può aiutare, siamo soli nell'universo! Porca vacca! Ma perché siamo passati qua? Per aspettare you! Chi sei? You! Teo, sai chi che sei? Ecco anche fame. Ciao, ma sai che sti frutti mi fa smentegare il trappolon? Come fai tu a esserti smentegato che neanche appena parla? No, nel momento in cui lo mangio mi desmentego. Adesso me so ricordare. Aia! Se è vero ciò, nel mentre che te mangi te desmenteghi, loro mangiamo! Mangiamo, ma più non posso! Giusto, mangiamo e desmenteghiamo. Ah, che ben così sta. Non mangiare l'etichetta! Ha il stesso gusto del frutto! Ti ricordi di qualcosa, ti? Mino! Che bella che sei la vita! Incoscienza e dimenticanza! Incoscienza e dimenticanza! La donna della tua vita ti lascia perché la tua vita non è più la tua vita. Allora ti deprimi, ingrassi, la circolazione va a puttane e finisci all'ospedale. L'amore intasa il sistema sanitario nazionale. Mi porto nel tuo regno con la mia guardia. Allora io ricorro alla spia. Lei capisce? No, che non capisco. Beh, in Siria le cose si stanno complicando, la Russia ci sta e non ci sta, la Turchia si defila e ci sono problemi con la Grecia. Beh, non è che buttando lì frasi generiche con nomi di nazioni messi giù a caso io capisca cosa mi sta dicendo. Pronto? Chi parla? È veramente sgradevole quella cosa che hai scritto su Facebook. No, no, un momento, io non ce l'ho neanche Facebook. Suddolo, meschino, mellifluo, minchia, un inno alla malafede. Non capisco, ma chi è lei? Lo sai che ti dico, la privacy non è un'opinione. Beh, allora mi vuole dire cosa avrei scritto? D'accionde, tale padre. Perché lei conosce mio padre. Un individuo sgradevole. Senta, io avrei da fare, quindi... La vela non cade lontana dall'angolo. Vaffanculo. Mi scusi, cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo che i suoi orologi subacquei non rientrano più nei nostri interessi primari. Senta, preferisco la franchezza invece di far tanti giri di parole. Perché non mi dice che non volete più fare affari con me? Non vogliamo più fare affari con lei. Scusi un attimo, ma è sicuro che stare con queste maschere in un locale pubblico dove è impossibile che non ci notino sia discreto come dovrebbe? È la regola della spia. Più dai nell'occhio, meno attiri l'attenzione. A presente, c'era una volta in Messico di Robert Rodriguez. Lì Johnny Depp è un agente della CIA e va a una manifestazione pubblica con una maglietta con su scritto CIA. Ma andiamo oltre. No, no, stiamo al punto. Con lei abbiamo chiuso. Ma così perdo 11 milioni, se ci aggiungo anche il casino dell'infradito. Lo sapeva che era un'operazione a rischio! Almeno pagatemi l'ultima partita di cronometri. Cronometri? Che cronometri? Non faccia il finto tordo, quello che le ho venduto.
Io non la conosco. Non faccia mica il furbo, eh? Barista, no. C'è qua uno con una maschera. Credo voglia fare una rapina. Case ideate dai geometri, cuochi che fanno entertainment, i saggi li scrivono i comici, gli intellettuali giocano a golf. Abbiamo sognato un mondo liberato dalle categorie, poi ci siamo guardati intorno e abbiamo scoperto che quelli che ci sembravano liberi avevano solo sbagliato cliché. Certe volte mi convinco delle cose e poi dopo anni mi chiedo: ma come ho fatto a convincermi di questa cosa? Ogni tanto viene smascherato un ciarlatano che vendeva rimedi falsi, ma se fossimo tutti ciarlatani? Noi conosciamo e risaniamo secondo un metodo infallibile. Il suo fine è divenuto incerto, non è vero? Non importa, basta che agisca come se le fosse certo. Sì, però è che appunto ai miei occhi non è più certo. Non importa, non importa, amico mio, come se si convinca soltanto energicamente che invece è certo. Rinforzi la sua muscolatura del come se attraverso esercizi quotidiani. Sì, però almeno lei ci crede. Io? Non è per niente necessario, amico mio. Anche lei non ci deve mica credere. Deve soltanto agire come se ci credesse. Successo garantito. Ci conti. O almeno faccia come se ci contasse. Signor Moloch, c'è la guardia di finanza. Oh cazzo, fa una cosa. Cancella la cronologia, brucia l'agenda, formata i dischi rigidi. Sono già qua. Oh mamma, ma a cosa serve una segreteria se entra chiunque? Signor Moloch, cosa sta bruciando di bello? Tenente Sacchetto, è inutile che tenta di imitare l'accento da Terone. Lo sappiamo tutti che è di Vascondi Carbonera. Non lo dica in giro, eh? Qua se non ti credono Terone, non ti assumono. Che facile luogo comune. Mica tanto facile. Sta bruciando qualcosa di compromettente. No, mi si è rotto il riscaldamento. Non ci credo neanche se lo vedo. Allora, come la mettiamo? A proposito dei luoghi comuni, mi domando perché continua a votare comunista. Scusi un attimo. Pronto? E così! Hai perso un'altra occasione, pistarete zitto! Ma chi parla? Io lo posso capire fino a un certo punto, però! L'apparenza, la campagna elettorale, la vulva! Io non la capisco. Ma... che caduta di stile! Ma cosa avrei detto, scusi? Sei stato pervicacemente mendace! Sì, ma in che occasione? Quando? La querela è partita! Beh, io non la conosco e ho da fare. E poi sentiamo il tardi! Addio! Hai chiuso col partito! Affanculo! Adesso devo sparire. Tutti dobbiamo sparire, prima o poi. Pensavo di essere immortale. E io pensavo di essere onesto. Sogni di gioventù. Ho conosciuto gente che era disonesta anche da giovane. È il momento di muovere lo sconosciuto e farlo entrare nel regno senza indugi. Ce n'è ancora di quel maraschino. Sì, pronto prova, sa. Prova, o Transvaal, Transvaal, patria mia, tu bruci nel fuoco, prova. Sì, o Transvaal, prova, una cascata di piombo bollente ci investe, prova, e noi siamo soli e senza riparo, prova, sì. Signor Moloch. Non c'è pace oggi. Sì. C'è qua il suo massaggiatore. Vabbè, fallo entrare. Ma un momento, Jeanette. Io non ce l'ho mica un massaggiatore. Jeanette? È almeno un anno che volevo parlare con te. Ma lei chi è, scusi? Io, a differenza di te, io... non sono nessuno. Il problema è che è impossibile non essere nessuno. Purtroppo siamo tutti obbligati ad essere qualcuno.
In tal caso sono uno a cui non hanno mai dedicato una copertina di Forbes. No, le copertine sono tutte dedicate a mio padre. Non ti ricordi di me? Non mi ricordo neanche il compleanno di mia moglie, figurati. Io però non posso sapere se menti. In fondo, mentire è il tuo modo di parlare. Io lavoravo per te. Tutti dicono che lavorano per me, ma adesso vogliono il 100% dello stipendio, anche se io non sono al 100% della forma. Quindi non lavorano per me, lavorano per lo stipendio che gli do. In questo momento ho qualche problema con le banche. Ma io ti ammiravo, io mi sono mutato anima e corpo nel tuo business. Ho investito nei brand che tu compravi, andava bene. Poi tu hai perso smalto e io ho perso i soldi. Cioè, lei lavorava per me e investiva nei miei brand, ma li guarda i telefilm. Lo spacciatore non deve mai consumare la droga che vende. Ti ricordi gli anni 70? Quando le poste avevano la coda. Ce l'hanno ancora la coda. Ma non sono private. Non era una coda statale, era una coda insita nelle poste. Ma ti ricordi quanto denaro abbiamo messo in circolo? Banconote non sterilizzate che portano in mano il virus stesso della loro svalutazione. Ammetto che non capisco il gioco. Com'è? Lei parla e io devo indovinare che droga usa? Stamattina mi sono svegliato e ho pensato che dovevo ucciderti. Beh, adesso non è che bisogna puntarsi sul primo pensiero che passa per la testa la mattina. Ho provato a pensare ad altro, ma il pensiero tornava. Pensavo solo che dovevo ucciderti. E perché? Chi ne sa, eh? Per il semplice fatto che esisti, forse. Per la tua macchina d'alimentazione ibrida, per il tuo trattorino per l'erba in garage accanto alla moto d'acqua, boh, non lo so, per il tuo tapis roulant, anche solo per quello? Ma quello è di mia moglie, comunque. O per il tuo impegno per l'ambiente, 100.000 metri cubi di capannoni. E su questa cosa che vuole spararmi non c'entra niente il fatto che l'abbiamo licenziato. Te l'ho detto che ho visto Gesù in coda per il sushi da asporto. Gli ho detto che è una cosa strana, trattandosi di uno che può moltiplicare i pesci. Ma lui mi ha detto che una base ci vuole. Cioè, se tu moltiplichi per zero, il risultato è sempre zero. Insomma, anche i miracoli non possono prescindere dalla matematica. Ma scusi se le chiedo di stringere, perché la trama si sta slabbrando. È lui che mi ha detto di ucciderti. Diciamo la verità, a me e a te, della gente che muore, non ce n'è mai fregato niente, eh? Ogni 2 secondi muore una persona, non è che puoi vivere e piangere ogni 2 secondi, eh no? In realtà a nessuno frega niente. Lo sai qual è il pensiero più diffuso durante il funerale? Meno male che non è toccato a me. Il problema, capisci? È solo quando ho tante domande da farti. Scusi, lei permette che senza movimenti bruschi adesso mi accendo un sigaro? Fa pure, mettiti comodo perché ho anche tante risposte da darti. Grazie. Violate! Sti sigari cinesi sono una cannonata. Ottima mossa. Il regno è salvo per ora. Per ora? Già. Alle volte mi meraviglio di come ogni singolo destino non possa aver luogo senza i destini degli altri. E vediamo se riesco a registrare sto caso di diretta su Instagram. Jeanette? Sì? Non ci sono per nessuno. Neanche per quella signorina? Quella che, sì, ogni tanto quella ragazza... No, neanche per lei. La signora, quella... La penso come te. Non è vero che noi siamo gli altri, ma è vero che noi non siamo niente senza gli altri. Ah, e grazie per i biscotti. Ma ti pare grazie del regalo? Oh cazzo. Oh cazzo. Cazzo.
che coglione! Cazzo! 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 Diolate! Quando ero piccolo, mia madre mi faceva mangiare i biscotti Plasmon. L'immagine simbolica del prodotto era un energumeno che scolpiva il logo dei biscotti su una colonna tirando delle gran smartellate. Aveva le braghe di pelliccia. Mio padre diceva che era un fabbro, ma nessuna delle nostre madri sognava per noi un futuro da fabbro. Mio padre votava comunista, mia madre MSI, diceva che almirante sì, che sapeva vestirsi bene. Oggi, come allora, le madri continuano a seppellire i padri nonostante l'avvento dei biscotti Plasmon. Mio padre diceva sempre che gli americani pensano solo ai soldi. Prova ne era che la vedova Kennedy aveva sposato l'uomo più ricco del mondo. Un greco, mi pare. Mia madre, quando le chiedevamo i soldi, diceva sempre che lei, purtroppo, non aveva sposato l'uomo più ricco del mondo. A me piacevano gli americani. È tutta la vita che mi chiedono di mettermi nei panni degli altri. Ma a pensarci, questi altri, il più delle volte, sono persone che se ne sono sempre sbattute il cazzo di me. Non si sono mai sognati neanche per un secondo di mettersi nei miei panni. Volevano possederli, i miei panni. E quando mi sono permesso di dire che io avevo bisogno, si sono meravigliati, ma come potevo pretendere di avere bisogno io con tutto il bisogno che avevano loro? Voglio dire che io posso capire gli altri, posso rispettarli, posso aiutare se serve, ma non posso essere gli altri. Io sono io, non sono gli altri. Non sono un profugo, non sono un operaio, sono sempre stato bene. Non sono stato disoccupato un solo giorno in vita mia. Vengo da una famiglia borghese, ho pensieri conservatori e so bene che più sarò vecchio, più sarò conservatore. Esattamente come tutti quelli che si fanno i tatuaggi, anche se sanno benissimo che non saranno mai pirati. Io credo di rispettare le donne, ma non sarò mai una donna. Forse non so stare nei panni di una donna, ma tutte le volte che volevo scopare con una che non ci stava, non le ho mai chiesto di mettersi nei miei panni. Adesso i miei operai, i miei impiegati, mi fanno causa. Ero quasi contento perché credevo che volessero cambiare il mondo, o almeno cambiare me. Non voglio dire niente di cristiano, per carità. Il Vangelo è il libro più antisindacale che ci sia. Ma non mi stanno chiedendo di cambiare, mi stanno chiedendo di rimanere sempre lo stesso, mi stanno chiedendo di pagarli, di proteggerli, certo, ma nessuno vuole che io cambi. Mi hanno mandato una lettera, senti qua, c'è scritto quello che dovrei fare per raddrizzare la situazione. Sviluppare il settore ricerca e innovazione per creare una società più competitiva sul mercato. In pratica, i sindacati mi stanno chiedendo di essere aggressivo, di vincere la competizione con le altre aziende, le quali a questo punto avranno meno ricavi, pagheranno meno i loro operai, ma l'importante è che io paghi di più quelli protetti da questo sindacato. Mi guardo intorno e vedo che nessuno vuole cambiare il mondo, veramente. Forse perché il mondo è molto più grande di noi, l'abbiamo capito, il mondo è adulto, noi siamo bambini e l'unica cosa che possiamo fare è urlare a squarciagola per interrompere i discorsi dei grandi. Una volta a casa mia è entrato un operaio e ha visto il mio televisore. Ha detto, magari potessi permettermelo io, un televisore così grande. La frase mi ha colpito. Ho sempre pensato che i miei operai guadagnino meno di me perché io sono quello egoista che pensa solo a se stesso. Ma questo operaio
Non ha detto: se avessi i soldi per questo televisore li regalerei a chi sta peggio di me. Se avesse potuto comprare un televisore così grande, se lo sarebbe tenuto per sé, esattamente come ho fatto io. Dov'è la differenza? E allora ho capito che non solo non puoi cambiare il mondo, ma è un'impresa anche cambiare te stesso. Non è mica una questione politica, eh? I miei operai votano tutti Lega, sono più a destra di me, ma l'ideologia è una puttanata. La tua ideologia dipende solo dal tuo business. Voglio dire, se sei la Disney, essere per la pace nel mondo incrementa gli affari. E allora ho deciso che voglio cambiare almeno qualcosa. A quell'operaio regalo il mio televisore. Immagino che guardando Barbara D'Urso più grande, la sua vita migliorerà. Cedo le mie aziende ai miei operai e anche agli impiegati, sia chiaro. A loro do disposizione, se ne hanno voglia, di licenziare i manager. Gestiscano come credono, se le cose andranno meglio, non me la prendo, vorrà dire che avevano ragione loro. Mia moglie ha una casa al mare, ci va sempre col suo amante, ma la casa è mia. Curioso, eh? Voglio dire, pagare 12.000 euro all'anno per un letto su cui scopano gli altri. Comunque, nei periodi liberi lascio la possibilità di usarla. Fate a turno, decidete voi come. La mia macchina la lascio al capo della delegazione sindacale, perché ho visto che ne ha una uguale, ma un po' più vecchia, così può cambiarla. Ha il cambio automatico, la conosce già. Non vorrei che qualcuno fraintendesse il mio gesto. Ho passato la mia vita a fottere gli altri, ma non sono diventato altruista all'improvviso. Io non sono gli altri. Io sono io. Il fatto è che io mi sono rotto i coglioni. Che i fiumi portino la merda al mare è una scientifica verità. Da qualche parte devi pur cagare, me se perdoni la scatologia. Non sto parlando di filosofia, ma di un problema di evacuazione. È un problema di evacuazione. Anche il cervello deve liberare tutte quante le impurità, trovare il modo di incanalare tutta la fuffa, tutta l'idiozia, per smaltire questa mercanzia. Non sono più sufficienti i bar, non ce la possono fare i bar. La parrucchiera è un'istituzione che è stata utile per un po'. Il barbiere non può affrontare la gravità della situazione, è roba che non san più smaltire neanche i canali della televisione. Tutti i canali della televisione. I social danno una grossa mano,
ma vedi stan collassando già il mastodontico leviatano, col ventre obeso di coglionerie, oltrepassato le portinerie degli uffici della speculazione. E con gli uffici della speculazione. L'onda anomala della stronzata sta soffocando le città. L'ala letale della puttanata fa parlare come vecchie zie. I luminari delle scienze ardite e professori all'università che fan lezione all'università. Forse non tutti hanno ben capito la drammatica involuzione. Il pensiero si è rintanato dentro una fossa di civetteria. Il dio Narciso si è portato via le meglio menti di ogni generazione, i più gran geni di ogni generazione. Come l'estetica delle tette, l'intelligenza si gonfia un po' accontentandosi delle paghette e dei benefici collaterali. I cuochi fanno gli intellettuali ed i comici citano Kant, ed i comici citano Kant. Quelli che sanno non sanno fare, quelli che fanno fanno pietà. L'alternativa è intrattenere un'annoiata popolazione oberata dal polpettone che non prova a digerire più, che non riesce a digerire più.